Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi qui per raccontarvi la testimonianza di Alessandro. Quest'estate, avendo dovuto affrontare una situazione familiare molto difficile, infatti i miei genitori anziani si sono entrambi ammalati di Covid, ho sofferto tanto e mi sono per diverso tempo allontanata dalla Chiesa. La stanchezza, la desolazione, l'essere sola mi hanno portata a peccare, scrive Alessandra, cercando la pace nel modo più sbagliato, proprio il giorno del mio compleanno. Mi sono ritrovata a stare male fisicamente, con la sindrome della spada di Damocle, di una malattia incurabile alla testa. Mi sono rifugiata nella fede, chiedendo la protezione della Madonna di Pompei e di Padre Pio. Sudori notturni, febbre, un dimagrimento improvviso ed ingiustificato, tutto anche a parere del medico faceva temere il peggio. Di notte tante volte sono stato in ginocchio con il solo conforto del Vangelo, ho chiesto e richiesto ogni istante il supporto di Padre Pio, pregato senza sosta la Madonna di Pompei, finché il 13 di ottobre scorso ho sognato delle mani tumefatte e aggrumate di sangue. Era un giovedì notte. Credevo che le mie insicurezze si rispecchiassero nel sogno, quindi mani scure, raggrumate, non avevo capito. Il venerdì mattina ho letto la notizia della reliquia del cuore di Padre Pio che sarebbe arrivata a Pescara. Sono andata immediatamente, ho trovato una foto piccola stampata con le sue mani. Non avevo mai visto quella foto, solo allora ho capito che erano le sue mani. Ho fatto gli esami clinici. Erano passati 40 giorni, continuavo a stare male, continuavo a pregare. I risultati definitivi sono finalmente arrivati dopo 3 mesi. E scrive Alessandra, li ho avuti proprio ieri, quando poi ha inviato il giorno dopo questa mail. Dal mattino in chiesa ho sentito un forte odore di rose. Mi giravo per vedere se dietro di me fosse arrivato qualcuno con quel profumo forte, ma niente. Poi di nuovo odore di cera, mentre accendevo un lumino elettrico. Mi è sembrato che Padre Pio mi dicesse: la Madonna ti ha fatto la grazia, ora riga dritto, non peccare più. All'ospedale il risponso è stato tiroide. Non è la malattia incurabile che temevo. Poca cosa si dirà rispetto alle immense e straordinarie grazie che sono note e testimoniate su San Pio. Ma, scrive Alessandra, per me è stata la sua mano che mi ha salvato dal peggio e la sua raccomandazione a seguire così d'ora in avanti con scrupolo la dottrina della Chiesa. Spero con tutta l'anima di non allontanarmene mai più. A lui e alla Madonna la mia devozione perenne.